Questo programma contiene linguaggio volgare, scene e riferimenti sessuali dall'inizio alla fine. L'ho già vista da qualche parte. Non ti vado a scuola, boh. Io sono qui e... Single! Giochi Shark Ray Ray! Vai a fare i bagagli, tesoro. Vado, ok. Ci ha richiamati al lavoro e sono così emozionata. È il lavoro migliore in città, soprattutto se sei single come me. Sam e io abbiamo chiuso. A che ora parti oggi? A te cosa importa? Finalmente sola. Oh, non vedo l'ora. La mia vita è cambiata molto. Sto facendo un master in meccanica quantistica e sto studiando mindfulness. Cazzate! Bevo frullati proteici e mi faccio una donna dopo l'altra. Fatemi tornare nella casa! Boh! Dimmi! Hai fatto i bagagli per bene? Sì, come no! Non hai spiegazzato i miei vestiti, vero? Certo che no! Dopo l'ultima stagione, voi e io siamo andati a vivere insieme, abbiamo portato la nostra relazione a un altro livello e non potrei essere più felice. Il mio gigante è buono! Sono ancora innamorato di Beth, ma dopo il programma le cose sono andate molto velocemente. Tornare nella casa e spassarmela coi ragazzi è esattamente ciò di cui ho bisogno. Sei pronto? Altro che se sono pronto. Questa volta vivrò nella casa da single. La mia lunga relazione è finita. Ecco, mia lesbica preferita! È incredibile, questa volta io sono single, Natalie è single, Nathan è single e James è single. Single! Voglio tornare nella casa, voglio divertirmi, voglio prendermi una sbronza. Non voglio sapere altro. Ciao! Questa volta entro in casa con un atteggiamento positivo e spensierato. Vado a prendere la mia sorellina Jordi, Abby. Lei e io ci divertiremo come non mai. Mua, 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 mua. Ci stai provando con me, pervertita. Beh, ci risiamo. No, non voglio che andiate via. Mi spiace, Nana, ce ne andiamo lo stesso. Io sono troppo fortunato per essere stressato. Quindi me la voglio godere, tesora! Non vedo l'ora di sapere cosa ha in mente Anna, perché sono sicuro che ci saranno dei novellini. Ti amo. Ti amo. Non vedo l'ora di tornare nella casa! Andiamo! Ce l'abbiamo fatta! Mamma mia, sono arrivato troppo veloce! Nathan, la mia vita sta andando alla grande ora come ora. Le cose col mio ragazzo vanno benissimo, ma Chloe e io non ci rivolgiamo ancora la parola. Sarà molto strano, ma sono determinata a divertirmi. Rieccoci! Ci risiamo! Non vedo l'ora che inizi la festa. Faremo ciò che i Jordi sanno fare meglio. Mi chiamo Anthony, ho 26 anni e sono di Gateshead. Nel tempo libero faccio arti marziali miste, quindi aprite bene gli occhi, perché sono un gran figo. Ho sempre avuto relazioni lunghe, ma ora sono pronto a divertirmi e godermi la vita. Ho stile, sono tatuato e non ho niente da perdere. Fatemi entrare in casa. Ehi! Tutto bene, ragazzi e ragazze? Wow, quello sì che è un bell'uomo. Piacere di conoscerti. Ant, piacere mio. Ant, piacere. Ehi, come va? Ant, sì, Ant. Ciao, Ant. Ciao. Una parola, F-I-G-O. Vuol dire figo. Di dove sei? Ehi, Gateshead, amico. Sono davvero felicissimo. Vivrò con questa gente e non vedo l'ora di conoscerli. Sei single? Single, libero e pronto all'azione. Grande. È single e pronto all'azione. Quando è finita la tua ultima relazione? 2 settimane fa. È abbronzato, è pieno di tattoo, un vero e proprio Jordi. Avanti, adent ragazzi, adent. Salute al nuovo amico! Salute! Dai, Anna, questo figo non può essere l'unico che hai fatto arrivare. Pretendo più piselli. Oh, mamma mia! Non mi aspettavo proprio di vederla qui.
vista da qualche parte. Ex? Ex? Ex on the beach? Ma che cavolo sta succedendo? Mi chiamo Amelia, ho 25 anni e sono di Middlesbrough. Sono davvero così contenta di far parte di questa squadra. Mi do da fare come artista sin da quando ho 16 anni, quindi non ho mai vissuto con un gruppo di gente giovane. E ora Anna mi ha dato la possibilità di venire a lavorare per lei, così potrò godermi la vita e scatenarmi sul serio. Ce la metterò davvero tutta! Aspettate, ma io questa la conosco! Ciao, Amelia! Ciao, come stai? Tutto bene? Io conosco Ant, ci ha provato con me in discoteca la settimana scorsa. Voi due vi conoscete? Piacere di conoscerti. La gente nuova. Non è successo niente, ma è davvero un gran figo. Quanti anni hai? 25. E sei single? Sì, sono single. Ti piacciono i ragazzi o i ragazzi? I ragazzi, mi piacciono i ragazzi, sono etero. Non sei l'unica nuova. Ah, sì. Ciao. Ci siamo conosciuti l'altra sera, Certo. Vero? Abbiamo ballato la Macarena. Io non sono il genio del gruppo, ma qualcosa mi dice che quei due si sono conosciuti per bene. Voglio sapere come stai. Sai che c'è? Sto meglio di prima. Se hai bisogno di me, io ci sono. La verità, Nathan, è che la parte peggiore è passata. Sì. Non fraintendetemi, sono felice di essere qui. Ma essere in questa casa mi fa ricordare i momenti con Sam. Sono felice di poterne parlare con Nathan. Scusa, ho ruttato. Che puzza, Chloe. Puzza di cosa? Cos'hai mangiato? Puzza da morire. Ti sei lavata i denti? No. Che schifo. È meglio che mi lavi i denti ora che sono single. Voglio essere molto sincero con te. Sì, devi lavarti i denti, altrimenti gli uomini scapperanno. Chloe è la mia amica del cuore e da quando ci siamo conosciuti ne abbiamo passate di tutti i colori. Ma ora che è single, spero che ci divertiremo ancora di più. Ciao ragazzi! Mi piacciono i tuoi tattoo. Grazie. Io ho un pollo sul dito. Ma che c***o è quello? Un pollo? Sembrano due pa***. Non sono due pa***. Ti piace il pollo? Adoro il pollo, è da leccarsi le dita, non è vero? Ci siamo capiti, no? Giurma! Andiamo avanti! I novellini hanno visto come si fa festa in discoteca, ma adesso mostreremo loro come facciamo festa anche a casa! Vai! Avanti! Avanti, c'è da Forza. Mangiare! Eccoci qui! Mamma! Grazie! Ok, che gli altri facciano ciò che vogliono. Io ho organizzato una cosa a tre con la pizza e le patatine. Ho le patatine al formaggio con salsa all'aglio. Sono pronto. Iniziamo bene. Ed sembra un bravo ragazzo, ma l'unico modo per conoscere davvero una persona è facendo festa nudi nell'idromassaggio. Avanti, amico, dentro. Amelia! Eh? Ho bisogno di aiuto. Per cosa? Mettimi la pellicola sulle treccine. Queste treccine sono davvero meravigliose, ma richiedono molto lavoro. Ogni volta che voglio bagnarmi devo coprirle. Sembra un panino, Salta come ho fatto io. Amelia, dai, aiuto, entra. Non ce la faccio. Amelia! Sono tutti nudi nell'idromassaggio, ma io mi tengo sul vestito perché così domani mattina non devo lavarlo. Ecco fatto, bene dentro, non fare la timida. Ok, oh mamma mia, cosa succede? Non mi è dispiaciuto. Sapeva solo un po' di cloro. Mi sta succhiando il ditone. Non ci trovo niente di male. Ah, no, vabbè, fai pure. Ma che sta succedendo? Mi sembra di essere di nuovo una teenager. La regina è arrivata. Il fotomodello è arrivato. Mettiti comodo. Grazie. Bravo, tutto Sei bene? Sei comodo? Mettiti comodo anche tu, vieni qui. Grazie. Dai, ci siamo. Ecco, era prevedibile. Sono tutta... Già mi piaceva Ant prima, figuratevi adesso. Bacia davvero bene, Siamo tutti iniziamo eccitati. Bene. Iniziamo Niente bene. Male. Andiamo! Il casco è piccolo per la testa di Bo. Ci sporcheremo tutti di fango. Anna ha detto che aveva una sorpresa per noi, ma siamo in una fattoria. Ci ha presi in giro. Ragazzi, guardate com'è vestita Chloe per questa giornata. Sinceramente, è bellissima con qualunque indumento. Amore! Cosa è successo? Tutto bene? No! Oh.
Oh, mamma mia, quanto fango! Amico, qui finisce male. Non ci credo. Ti faccio vedere come quello si fa. Quello va abbassato, sennò ti sbatto in faccia. Non sono capace, che... È la prima volta che Natalie mi lascia guidare e voglio che sia un viaggio indimenticabile. Oh, ci siamo. Ti andrà il fango in faccia. Oh, mamma, va velocissimo! Non tamponarle, Bo, non tamponarle! Ma che c***o? Oh, 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 oh. Sono in una fattoria fangosa, ente fuori di testa, e io sono una passeggera sporca di merda di mucca ovunque. Questa è la mia idea di inferno. Ma che... Non vedo niente, non vedo! Oh, mamma, non vedo niente! Oh! Ora che sto vincendo, mi sto divertendo un casino. Sono davvero viziato. I Rage Buggy sono davvero una figata incredibile. Queste macchinine filano come missili. È stata una figata assurda. È stato fantastico, vero? Ti ho stracciato, bello. No, sinceramente ti ho lasciato vincere. Non è vero, ti ho stracciato. È così. Ti ho superato per ben due volte. L'ho fatto per non farti vergognare, tutto ti qui. Ti abbiamo superato almeno tre volte. Ok, ragazzi, ce ne andiamo? Sì, sì, ok. Voglio lavarmi prima di uscire, puzzo di merda. Puzzi sempre di merda. No, sono bagnata Francia. Ho fango in parti del corpo che non pensavo di avere. Ho bisogno di farmi una doccia immediatamente. Non vedo l'ora di essere a casa e di prepararmi per uscire. Finora è stata una giornata fantastica, quindi sarà una serata unica. Ragazzi, prepariamoci per uscire. Qualcuno vuole un tè? Che cavolo fai? Oh, guardate chi c'è! È stata una giornata incredibile. Sono stata sbatacchiata su un Rage Buggy in un campo ricoperto di fango e ora esco di nuovo a sbronzarmi. Vedo l'ora di uscire, ragazzi. Ho messo del mascara extra io per essere più figa. Voglio sbronzarmi da fare schifo. Anche se sto già meglio, questa sera voglio sentirmi ancora meglio. Sarà una serata davvero, davvero unica. State a guardare. Hai le gambe un po' secche, bello. Vuoi mettermi la crema idratante? Vieni qui, piccolo. Voi due siete molto, molto... Ma non stai stendendo lo stufo. Mettere la crema a Bo dovrebbe essere compito di Bethan, non di Nathan. Voi avete un legame molto speciale. Non penso che ne esista un altro come il vostro. Esatto. Non esiste. Non esiste. Avanti! Andiamo! Andiamo! Perché gridate? Rilassatevi! Avanti, amici, muovetevi, usciamo! La coppietta di ferro, ma va! Avanti, belli! Guarda com'è carico! Ragazze, vi annuncio che c'è un po' di competizione tra gli uomini. Avete messo i quadretti uguali apposta? Sì, perché siamo amici, siamo noi sì, la vera coppia e di anche ferro. Le scarpe, i calzini, gli anelli, le camicie. Esatto! Guardate che a noi non interessa. Siete io sono nero, tu sei bianco, io sono gay, tu sei etero, siamo uguali ma siamo diversi. Esattamente. Porca... A me non interessa, ma devo dirvi che siete davvero insopportabili, quindi esatto. Non ti voglio non ti ho chiesto niente. Oh, Bo, che bello quando fai la st***a. We had a good thing, thought you'd always listen. Questa sarà sicuramente una bella serata e non vedo l'ora di flirtare un po' con Ant. Sono felice per la nostra seconda serata. Non vedo l'ora di andare al bar e buttarmi un po' di vodka in gola. Ieri sera ho flirtato un po' con Amelia, ma stasera non voglio precludermi niente, perché Chloe è bella come poche. Vuoi rimorchiare questa sera? Ho da fare, voglio provare a flirtare un po' con Ant. Secondo me fai bene. Ant è un bel figo e ho già bevuto un po', quindi credo che ci proverò per bene.
voglio che sia tutto molto naturale. Non so se mi spiego. Sei vegana? Vuol dire che sei vegana? No! Ho naturale. Detto naturale! Naturale! Senza finzioni! Nathan, guarda le mie tette! Porca aiuto, quelle ti mandano al tappeto! Cosa non darei per farmi fare un occhio nero da lei? Ehi, Ant ti stava guardando, ma poi se n'è andato perché si è agitato. Chloe si sta divertendo, è al centro dell'attenzione. Per la prima volta da anni, la mia amichetta Tamara è tornata. Guarda le mie tette! Cosa? Io? Chloe, grande! Vai! Come se Chloe mi chiamasse con quelle tette. Sono il novellino, non posso certo dire di no. Non ricevevo tanta attenzione da un ragazzo bello e single da anni. Sono felicissima. Questo lo prendo io. Ma cosa fai? Andiamo lì, dai. Apri la bocca. Vieni qui. A volte nella vita puoi avere la fortuna di trovare la tua anima gemella. Nathan è la mia anima gemella. Vieni qui. Ti voglio bene. Ti voglio bene da morire. Cosa? Passatemi una shot, voglio sbronzarmi. Senza mani! Così! Mettiti a 90! Sarò sincera, è da molto tempo che non flirto e mi sono dimenticata come si fa. Fai sul serio? Che male! Ant flirta con Chloe e lei gli sta addosso come un eritema. Spero che non si butti nel letto con il primo ragazzo che le ha dato un po' di attenzioni nella casa. Preferisci l'R&B o l'house? House. Però entrambi. Ho capito. La risposta sbagliata. Ci stiamo divertendo e Ant sta flirtando con Chloe. Oh, amico, non sai in che guaio ti stai andando a cacciare. Ant ieri sera ha flirtato con me e stasera non si stacca da Chloe. Pensavo di piacergli. Come va? Tutto bene? Benissimo, mi sto divertendo, non si vede. Mi sembra di essere qui da sempre. Ma sono qui da un giorno. Sembra assurdo, ma al secondo giorno ti sembra di essere qui da sempre. Assurdo, vero? Ti piace Chloe? Sì, abbastanza, sì. Va bene. Oh, perché me lo chiedi? Non fare così. Va bene, grazie. È stata una serata veramente incredibile. Sento che la vecchia Chloe sta tornando più forte che mai. Chi ha passato una bella serata? Guardate Chloe. Non ho voglia di riempirmi la bocca col cibo. È ora che io e voi ci divertiamo un po'. Ma smettila! Non è la prima volta che ti rompi lì, brutta maiala! Che c***o succede? Lo facciamo a tre. Volevo fare due chiacchiere tra uomini. Scusate, sono provocato. Volevo fare due chiacchiere tra uomini. Tra uomini? Tra uomini, c***o! Non ti vado a scusare, boh? Io sono qui, hai capito? Ma che c***o fate tra uomini? È stata una serata fantastica. C'è solo un modo per concludere questa serata. Vale a dire l'idromassaggio. Però dopo andiamo a dormire. Dov'è Chloe? Pronto? Mandatemi un'ambulanza. Ci siamo rasati a vicenda. Ci siamo rasati a vicenda. Abbiamo ballato insieme. Oh, sì. Abbiamo scherzato insieme. Sì. Ora siamo nell'idromassaggio insieme. Vuoi andare di sopra a fare l'amore? No.
Secondo me dovremmo. Non credo che sarebbe il caso. Cosa sei? Frigido? No, non supererei mai la linea dell'amicizia con te. E sai perché? Perché ti rispetto troppo. Perché ti innamoreresti di me se scopa... No, ti amo già così. Ascoltate, non puzzo più anche dopo la fattoria. Dove c***o sei stata? Nell'idromassaggio con Bo e Nathan. Oh, sono furiosa. Perché c***o non mi hanno invitata nell'idromassaggio? Io sono andata senza invito. Ehi, non capisco perché non sono stata invitata nell'idromassaggio. Avete invitato Chloe, quindi perché non abbiamo invitato Chloe? È entrata lei. Bethan, se vuoi entrare nella vasca, salta nella vasca. Non ti serve un invito, non è una festa in giardino a Buckingham Palace. Beh, Chloe era in vasca con voi, perché io no? Perché te ne sei andata gridando a letto. Quindi perché non siete venuti a chiamarmi, eh? Perché te ne sei andata gridando a letto. Cosa intendi dire? Hai pure sbattuto la porta. Se vuoi entrare, fai pure. No, adesso non voglio più venire. Entra, ma non... Ma dopo sei uno... Ma cosa ho fatto? Adoro come non ti arrabbi mai. Non so come ci riesco, amico. Notevole. Credimi, non so come ci riesco. Beh, detto questo, vorrei che mi dicessi un'altra cosa di me che ti piace. Mi piace la forma delle tue labbra. A me piace tutto. A me piaci tu? A me piaci tu. Oh, ti abbraccerei tanto, ma ho paura che esca di nuovo Beta. Se uscisse mi annegherebbe.